Bene, tu? Ti vedo splendidamente. Io sto benissimo, ma soprattutto non vedo l'ora di tuffarmi in quelle acque meravigliose. Eh sì, non vediamo l'ora anche noi. Stasera è una prima che ci coinvolge molto. Come si fa a lavorare in un posto così e non perdersi ogni 5 minuti nell'acqua? Esatto. Soprattutto come si fa a fare una pausa pranzo con un mare cristallino davanti e 37 gradi, esatto, come quello che vedete sulla foto, e non tuffarsi in mezzo a questa meraviglia. Siamo in provincia di Trapani, sì, in Sicilia. E Macari esiste davvero? Sì, ma si dice Macari o Macari? No, Macari, hai detto benissimo, è una piccolissima frazione di San Vito Lo Capo, che è anche questo un borgo molto noto per le sue bellezze naturalistiche, e che consta, insomma, una quarantina, una cinquantina di case, ma è in un posto davvero unico al mondo, da dove si ammirano dei tramonti che io ricordo fin da ragazzino, certo, mi hanno veramente emozionato e riempito il cuore e l'anima. Tu sei qui perché intanto ci devi dire sinteticamente a che punto ci eravamo lasciati. Eh sì. E poi iniziare a raccontarci qualcosa della nuova stagione. Beh, abbiamo lasciato Saverio Lamanna, che era stato licenziato in tronco da questo ruolo al Ministero degli Interni, faceva il portavoce, un giornalista, fa una cavolata pazzesca e viene licenziato appunto in tronco. Per leccarsi le ferite pensa bene di ritornare nella sua Sicilia, nella sua Palermo, e nella fattispecie proprio in una casa di vacanza che era appunto in questa piccola frazione di Macari, dove passava le vacanze con la sua famiglia. Lì rincontrerà questo piccionello, questo suo amico d'infanzia, perennemente ninfradito e pantaloncini, e riscoprirà anche il suo gusto che aveva un po' lasciato da parte per la scrittura. Vuole fare lo scrittore, il romanziere. Sì. Quindi abbiamo seguito queste indagini nelle prime due stagioni. Ritrova anche il PC con dentro il romanzo. Esatto, esatto. Ritrova, scusami, il computer. Ti era scomparso il computer. Ah, sì, esatto. A un certo punto l'aveva lanciato dalla finestra in una crisi creativa. E infatti lo troviamo proprio che lui non vuole più scrivere gialli, non ne vuole più sapere niente, vuole cambiare genere, vuole, come dire, concentrarsi su un genere letterario un po' più impegnato, e quindi vuole prendersi una pausa. Ma naturalmente l'istinto da giornalista di cronaca la farà, vincerà su di lui, e appena cominciano a spuntare i primi casi un po' intriganti, lui si tufferà nuovamente in questa sua passione che è il crime, il giallo e l'investigazione. Vediamo un'anticipazione. Che era? Ciao, che ci fai qui? Ero venuto a farmi una nuotata in quella galetta lì e ti ho visto. Come va? Ho preso una pausa per riflettere un po'. Ti è venuta voglia di scrivere un nuovo libro da questa storia? No, 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 per la verità no. Scusami se te lo chiedo perché ci conosciamo da poco, però non capisco perché vuoi smettere quei gialli. Ma con i gialli è difficile vincere un Nobel e io un viaggetto in Svezia lo farei volentieri. Però il demone dell'indagine ce l'hai. Guarda che quello è un talento che non si può frenare a lungo. Due donne. Sì, sì, quest'anno Saverio Lamanna avrà qualche gatta da pelare anche dal punto di vista sentimentale. La storia con Suleima sembra essere molto tranquilla, ma naturalmente sa che nelle fiction di tranquillo nelle storie non c'è ma mai niente. Ma anche nella vita. Cioè. Anche nella vita, per carità. E quindi arriveranno due nuovi personaggi. Questa insegnante Michela, interpretata dalla bravissima Serena Ianziti, è anche un ex fidanzato di Suleima che si rifarà vivo. Ah, quindi abbiamo dei problemi veri in casa proprio di Saverio e di Suleima, e quindi ci saranno sì dei problemi sentimentali seri. Allora vediamo anche l'altra anticipazione. Ammettilo, ti sta tornando la voglia di scrivere i polizieschi? No, nessuna crisi di astinenza per ora. Però devo aiutare Serena e Felice. A me i tuoi gialli piacevano. È stata la gatta morta. La gatta morta? La tua fan di scuola.
Michela, lo cercavo. Ha detto che vi ha accompagnato sulla scena del crimine. Sì, in effetti stavo andando a scuola quando l'ho saputo e quindi mi ero scordato di dirtelo. Che strana amnesia. Dai, che ora ti racconto tutto. Lo sai che i tuoi consigli per me sono preziosissimi, no? Tu sei la mia sorgente infinita di dopamina. Beh, forse stavolta è meglio che me ne tieni fuori. Sai, un delitto in cui sono coinvolte ben due tue ex. È un po' affollato questo condominio quest'anno. Sì, devo dire. Il punto di forza di questa serie, secondo te qual è? Ma sicuramente questo tono di leggerezza con cui si affrontano anche questi delitti, questi crimini, è lo sfondo meraviglioso di questa Sicilia che riesce ad essere protagonista anche soltanto con la sua luce unica e questi colori davvero incredibili. Per cui l'ironia, la leggerezza, la commedia, in più anche qualche turba sentimentale, speriamo che possa appassionare il pubblico come ci ha appassionato noi. Non ci resta che aspettare. Poco, perché proprio stasera c'è su la Rai prima 1. Puntata alle 21.25, speriamo che sarete in tanti. Macari 3 questa sera su Rai 1, noi invece torneremo a far girare la ruota la prossima domenica. Ciao a tutti. Io sono